tutti interi? Sono contento di aver potuto fare qualcosa. Buona fortuna. Jerome ti abbia salvato. Come ti va la vita? Porca puttana! Gli Edeniti se lo vogliono riprendere. Dobbiamo fermarli. Cazzo! Ci prendono le spalle! Cos'è che si sta muovendo? Incazzo!
It was at this moment that he knew. He fucked up. Bene. Che gioia quando ho saputo che hai liberato fuori. Gli Edeniti se lo vogliono riprendere. Dobbiamo fermarli. Forza, proteggiamolo. Cazzo, ci prendono alle spalle! Gli Edeniti stanno arrivando a Frocchio. Dobbiamo portarlo via di qui. Ti raggiungeranno i moli là vicino. Portatemi via da qui. La resistenza è in arrivo. Portagli il fuoriuscito. Non si fermeranno. Ti prego, perdonami. La prossima volta che ti trovi a Fallsend, passa dalla chiesa. Il
tempo per una preghiera ci trova sempre. Le chiappe, vero? È la volontà del padre. Mi hai salvato un'altra volta. La setta si sta facendo furba. Mi pento di aver sottovalutato gli infidi complotti di questi figli di Troia. Sapevo che sarebbe successo. Ormai non cambia niente. So solo che abbiamo della gente da proteggere. So come vendicarci della setta. Ma se vogliamo fare le cose per bene, ci serve il Death Wish. È il mio fuoristrada. Il problema è che è in un garage sotto il controllo di quelle merde. Vai alla US Auto a recuperarlo. Io terrò al sicuro questa gente. Ci vediamo là, così possiamo spaccare il culo a questi dementi. Tutti se la stanno facendo delle mutande a causa degli dementi. Okay.
ogni cosa che fai ispira e dà speranza alla resistenza. Ho perso il conto di quanti siano venuti a dare una mano per combattere. Fidati, è solo una questione di tempo. Siamo nei casini. Ma faremo fuori John Seed e salveremo Hudson. Forse Joseph Seed è un po' Invece, il nostro leader. Devono essersene andati con Death Wish. Che cazzo? Pessima notizia. Ci ha dato sopra un M60. Dobbiamo recuperarlo prima che la setta la usi per trasformare il mondo in un colabrodo. Quella bestia beve più di me. Se abbiamo culo, gli Edeniti staranno facendo rifornimento. Vai al benzinaio Golden Valley, è il più vicino. Sì. Sono molto felice di fare la guardia dei vecchi rottami, sì signore. Ho montato filtri per l'aria e l'acqua. Ti ho messo dei mesi. Ero prontissimo. Avresti dovuto vedere come mi guardava la gente. Come se fossi un pazzo furioso. E invece guarda chi aveva ragione. Merle Briggs. Cazzo. Ovviamente è arrivata la setta e mi ha tolto la sedia da sotto il culo. Ho perso tutto. Insieme a te, a bordo del Death Wish, con un cannone in mano e tanta voglia di vendicarmi degli Edeniti. Sorpresa, schizzi di merda! Adesso vi spacchiamo il culo in 2000 pezzi! Merle è sempre preparato! Ce l'avete tutti nel culo! Dobbiamo distruggere i serbatoi di Gaudio! Così! Come on, come on, come on.
fuori di proiettili. Dolce, dolce vendetta! Hai un talento naturale! Il Death Wish è tuo! Un coyote come te può usarlo per fare molti più danni di me a quella stupida sella! Salutami Dodge la prossima volta che lo vedi, ok? Questa è la volontà del padre. Portalo da John. È pronto per la sua confessione. Genitori. Sono stati loro ad insegnarmi il potere del sì. Una notte loro mi hanno portato in cucina, poi mi hanno sbattuto per terra e mi hanno fatto provare dolore e dolore e dolore e dolore. E quando pensavo di non poterne più, è successo. Dentro di me si è liberato qualcosa. Non avevo paura, era tutto chiaro. Così li ho guardati e ho iniziato a ridere. Ah, riuscivo soltanto a dire sì. Ho passato tutta la vita a cercare altre cose a cui dire sì. Ho aperto tutti i buchi del mio corpo e dopo averli riempiti, ne ho creati altri. Ma è stato Joseph a mostrarmi quanto fossi stato egoista sempre. Ricevere sempre, prendere. Il miglior dono non è quello che ricevi, è quello che dai. E per dare ci vuole coraggio. Il coraggio
di accettare il peccato, di inciderselo a fondo sulla pelle, portandone il fardello, e dopo averlo espiato, quando iniziò la vera redenzione, strapparlo via, come un tumore, ed esporlo, perché tutti lo vedano. Dio, questo è coraggio. Io vi insegnerò il coraggio. Vi insegnerò come dire sì per affrontare le vostre debolezze, affrontare il peccato. Nuoterete attraverso un oceano di dolore riemergendo liberi. Solo allora inizierà la vostra redenzione. Allora chi vuole cominciare? Sì! Sì! Non te ne pentirai. Te lo prometto. Prima di cominciare, ritengo che sia meglio che la vice Hudson faccia ritorno nella sua stanza. Le confessioni sono una cosa privata, in fondo. Non sono qui per toglierti la vita, sono qui per dartela. Adesso ti aprirò e verserò in te le tue peggiori paure, e mentre stai soffocando, i tuoi peccati saranno rivelati. Solo allora potrai realmente capire il potere del sì. Torno subito. Ringrazio John per avermi purificato dal peccato. Ora capisco come... Attenzione, è da quella parte!
Ci sono! Yeah.